Cari amici, siamo ancora a Vinitaly 2009, siamo in compagnia di Giancarlo Carlin De Paolo, che noi abbiamo conosciuto quando i suoi vini erano ancora in fasce, ma adesso questi vini stanno crescendo e si stanno sempre più affermando, al punto che ha vinto quest'anno anche la Duia d'Oro. Giancarlo, parlaci un po' di questa tua passione, perché alla base c'è la passione. Grazie a voi. Io sono molto contento di questo, di questa nostra presentazione, sono contento del fatto di esserci messo, di noi quest'anno come azienda ci siamo messi in discussione e abbiamo vinto un premio così importante come quello della Duia d'Or sulla Barbera d'Asti. Siamo una piccola azienda a livello familiare, un'azienda che rispecchia 4 generazioni, un'azienda che si chiama appunto Carlin De Paolo perché in onore al nonno Carlin e al bisnonno Paolo. Noi siamo la 4ª generazione che stiamo quindi portando avanti i valori della terra, i valori della famiglia, i valori della nostra generazione, che è quella di saper produrre, perché siamo in una zona molto vocata, che è quella di saper produrre un buon bicchiere di vino. La nostra terra è una terra di Barbera, poi produciamo anche altri vini, però in modo particolare il Barbera, sia quello normale che quello superiore, ci ha dato la possibilità di vincere questo premio molto importante. Infatti siamo anche qua al Vinitaly, nello stand della Camera di Commercio con tutti i vini premiati. In più quest'anno abbiamo anche vinto il premio come miglior Barbera d'Asti del concorso dei vini del Mediterraneo e questo ci ha dato la possibilità di confrontarci anche a livello internazionale, perché siamo stati anche premiati a New York nell'Hotel Marriott al Gala Italia come, diciamo, una delle eccellenze come piccoli produttori che hanno voglia di crescere. Io credo questa bottiglia, dietro a questa etichetta, dietro a questo vino, non ci sia nient'altro che esprime tutta la nostra passione, tutta il nostro grande amore che noi ci mettiamo nella nostra terra, nelle vigne, facendo tutte quelle scelte, dalle potature corte, secche, alle potature poi verdi, al diradamento che viene poi fatto prima della vendemmia, facendo tutte quelle scelte possibili per fare veramente un vino di altissima qualità, anche se questo è un vino che non è stato né barricato, non è stato affinato in legno, ma è stato semplicemente affinato in botti di acciaio, quindi rispecchia veramente il vino quotidiano. Vino quotidiano è lo stesso vino, o meglio quello superiore, nelle stesse vigne dove noi andiamo a fare ancora un'ulteriore selezione, nasce la Barbera d'Asti, quella poi superiore, quella affinata in barrique. Noi la chiamiamo come nome di fantasia ad libitum, quindi un piacere immenso e infinito, invece questo l'abbiamo chiamato Cursus Vitae, cioè che rappresenta anche il nostro omino, che è un marchio di un nonnino che ricorda il nostro Carlin e Paolo, ed è un nonnino sempre in movimento, quindi Cursus sta proprio nel senso della corsa della nostra vita, e Vitae rispecchia appunto la vite che è frutto dell'origine del nostro vino. Beh, non c'è che dire, oltre a produrre degli ottimi vini, il nostro amico qua è anche bravissimo nel presentarli. Noi siamo contenti, ma un'altra cosa, una curiosità mia personale, perché abbiamo visto che tu sei molto giovane e ti sei avvicinato a questo tipo di lavoro, che è un lavoro molto duro. Ecco, è un lavoro molto difficile, mentre potevano esserci sicuramente altre strade più semplici da percorrere. Come mai proprio questa scelta di lavorare la terra e di produrre vino? Guarda, questa risposta, ho solo una risposta: noi siamo veramente innamorati del nostro lavoro e lo facciamo con una passione immensa. Io ritengo che, come dicevo prima, sia di dovere nostro, un dovere nostro nei riguardi dei nostri papà, dei nostri genitori, del nostro nonno, dei nostri bisnonni e della nostra terra, è quella di portare avanti le nostre origini e quindi sia quella di fare, però oggi dobbiamo fare dei vini sempre più di qualità, puntando un mercato oggi difficile, il mercato oggi siamo anche in un momento di crisi mondiale, però con tutto questo la risposta c'è, la crisi, puntare sulla qualità. Oggi è l'unica strada che ti permette veramente di crescere, veramente di andare avanti ed avere anche il rapporto diretto, il rapporto umano tra chi produce, chi vende, chi consuma. Ecco, questa è un po' la filiera corta, no? Come si dice. Quindi noi ci crediamo e siamo molto innamorati, io e la mia famiglia con mio fratello. Noi siamo 5 fratelli, il più piccolo ha solo 8 anni. Siamo una famiglia molto originale e siamo tutti appassionatissimi di questo lavoro. È per questo che ci mettiamo anima e corpo. Grazie.
Bene, ringraziamo noi il nostro amico Giancarlo. E beh, allora noi continueremo a seguirti e a bere i tuoi vini perché ci piacciono sempre di più. Grazie ancora, buone cose e buon lavoro. Grazie, grazie a tutti.